È un sabato sera da zona arancione, anche qui a Giussano. E in un sabato sera da zona arancione, che cosa si fa? Beh, anzitutto va detto che sono le 11 di sera, quindi probabilmente il fatto che io sia un pochino sciatto con questa camicia aperta, questa barba lunga, insomma, a rappresentare una settimana particolarmente lunga, anche l'armadietto dei bicchieri aperto, pazzesco. Forse qualcun altro farebbe altro, non so, l'amore, magari bere una birra, stare un po' con gli amici. No, quello non si può, quindi attenzione, state agli, così, alle indicazioni che sono date in questo periodo di Covid. Io invece cosa faccio? Marino il canguro. Se vi ricordate, avevo comprato la triade: struzzo, renna, canguro. Mi era rimasto il canguro. Canguro che faccio soltanto adesso, semplicemente perché ho dovuto aspettare la birra nella quale marinare tutto. La birra è arrivata, la vediamo tra un attimo, però prima voglio farvi vedere il canguro, perché è un roast beef di canguro, sono 8 etti. Arriva ovviamente dall'Australia. Si tratta di una carne che poi ovviamente tamponeremo e vi farò vedere meglio, che è molto molto sana perché è bassissima di colesterolo, ha pochissimi grassi. In generale è consigliata per una cucina sana, quindi una cucina che non si adatta a me. Scherzi a parte, ovviamente noi la facciamo come? Trattandosi di una carne molto magra, la portiamo a una temperatura non elevatissima al cuore, semplicemente la portiamo intorno ai 47-48 gradi per poi servirla, ovviamente tagliandola a fettine. Naturalmente, però, che cosa voglio fare? Anzi, naturalmente, che cosa posso fare con questa? La metto a marinare nella birra, 2/3, e olio extravergine d'oliva, 1/3, non me ne servirà tantissimo perché sono 8 etti, ma non è particolarmente grande di volume. Ovviamente mancano gli aromi. Come aromi, inizialmente pensavo di usare qualcosa a livello rub. In realtà poi però mi sono detto no, uso tranquillamente sale e pepe e metto del timo limonato direttamente preso dal terrazzo ad aggiungere un pochino di aroma per quello che riguarda la mia marinatura. Lascerò tutto una notte dentro il frigorifero e poi domani andremo a farla dentro il Kamado Joe Junior. Quindi bando alle ciance, iniziamo a prenderci il nostro coniglio, no, coniglio cosa che è? Canguro, canguro, il nostro canguro e ovviamente tamponiamolo. Vedete qui il mio canguro, vedete com'è bello magro e vedete che saranno trattate proprio come bistecchine. Ci sono già tutti gli ingredienti, c'è l'olio di fulvio, ci sono timo, ho preso anche due fogliettine di salvia perché sì, potrebbero funzionare e poi c'è la birra. Allora, la birra l'avete già intravista in un altro video, è la Caligo Blanche di 620 passi. 620 passi, birrificio friulano, che mi intriga molto perché ha diverse etichette e questa Blanche con il suo punto di acidità, con la sua speziatura, con la sua così sensazione di agrumato potrebbe davvero dare una veste al mio canguro in maniera che in modo che venga tutto gustoso, diciamo così. 4,9 gradi per questa Blanche, birra bianca ad alta fermentazione, stiva, dissetante, con tipici sentori speziati e agrumati, leggera acidità data dal frumento, la rende molto fresca e di facile approccio. È proprio quello che io adoro in una birra, che sia di facile approccio. Le birre troppo complesse, quelle da meditazione, non mi piacciono tantissimo. Invece questa, devo dire, assaggiata quando facciamo un pochino più caldo, è estremamente dissetante, ti toglie proprio quel senso di salino che hai in bocca e ti dà una nota molto piacevole che si estende particolarmente anche dopo averla bevuta alla prima occasione, alla prima sorsata. Per cui adesso che cosa facciamo? 1/3 di olio e 2/3 di birra. Noi utilizziamo la versione da 33, avete visto che qui insieme a me c'è anche quella da 75, sono i due formati di 620 passi. Per cui 33. Quindi se 33 è 2/3, quindi mi serviranno più o meno 16 centilitri di olio extravergine d'oliva. Mettiamo tutto insieme, ma prima andiamo a tamponare bene la carne e poi la saliamo e la pepiamo. Salatura abbondante e anche l'aggiunta di pepe non è stata da poco. Adesso prendo i miei filetti di canguro e vado a inserirli dentro questa piccola pirofila, cercando di non schiacciarli, ma anzi cercando di adagiarli
in maniera molto molto leggera. Fatto, qui ho già unito la mia birra con l'olio, mischio un pochino, consistenze e pesi diversi per olio e birra, almeno rimangono belli mischiati. Ecco fatto, adesso facciamo questo genere di operazione, tutto molto rapido, non è che vi chieda ore e ore. Andiamo a coprire il nostro canguro con la nostra blanche di 620 passi. Praticamente ho mezzo litro di marinata che basta a coprire interamente il mio canguretto. Canguro che adesso faccio riposare nel frigo, non prima di aver messo una foglia, anzi due, di salvia e un bel po' di rametti di timo limonato. E basta. Ok, dovremmo essere a posto, facciamo riposare e noi ci vediamo domani per andare in griglia. Dopo una notte passata a marinare in frigorifero, la mia carne di canguro è diventata così, nel senso che eccola qua, bella, bella, ancora irrorata. Adesso la togliamo e la tamponiamo. Ho oliato un pochino la griglia del Kamado Joe Junior e adesso siamo carichi e pronti per andare a mettere sulla cottura diretta il nostro canguro. Facciamo così. Naturalmente il canguro era fuori da un po'. Però è anche vero che era proprio fuori con me, quindi non è che si sia scaldato più di tanto. Vediamo un po' a che tempi riuscirò a ottenere da un punto di vista di performance. La nostra temperatura nel Kamado Joe Junior è intorno ai 220 gradi, proprio perché ho aperto abbastanza e ho il carbone di tonno che spinge come se non ci fosse un domani. Un pochino complicato per me operare con la sinistra, però vedete cosa sto facendo? Lo sto facendo segnare, perché il grill marks a go go. Non sarà una ricetta, una cottura, scusate, anzi lunga, proprio perché sono pezzi tutto sommato piccoli che posso far andare senza difficoltà dentro il Kamado. Ovviamente non so voi, ma io mi apro una birretta. E come birretta apro proprio quella con cui andrò a pasteggiare con questo canguro, cioè con la Caligo di 620 passi. Ah, vicino. No, via, agrume, agrume, agrume. È veramente una bomba pazzesca. Ultima gelatina, eh? Guardate che bel colore che sta prendendo questo canguretto. E continuiamo a far andare. Consistenza come quella di un filetto, per intenderci. E devo dire che il sapore che si sprigiona è chiaramente timo più aromi lasciati dalla birra, per cui speziatura e agrume. Agrume, agrume. Secondo me poi qui basta soltanto un pizzico di sale. E finita lì. Game over. Adesso che l'abbiamo riconosco anche una nota amarognola che prima mi era sfuggita, eh. Siamo arrivati in fondo al nostro canguro. Adesso io ne prendo un pezzettino, e senza farlo riposare più di tanto vado a tagliarlo, perché voglio vedere com'è dentro. Ovviamente birretta pronta per abbinamento. Bella crosticina e vedete che dentro è proprio al sangue. Allora, avevamo detto un pochino di sale, se non ricordo male. Lo zoom anche un filo, così almeno vedete meglio. Tagliamone ancora un pochino. Così andiamo bene dentro, vi faccio vedere esattamente che cosa è successo. Vedete che dentro è ancora bello al sangue, per cui adesso facciamo così. Ok, e andiamo a assaggiarlo. Io lo assaggio. Allora, gusto molto particolare, selvatico, che viene portato via dalla marinatura, eh?
Per cui devo dire che è una cosa insolita per i nostri gusti, per le nostre abitudini. Non è male, è strano. È bello pieno come gusto, direi totalizzante, però non è così invasivo, cioè il selvatico si sente ma non è spintissimo. Per cui è una cosa che potreste tranquillamente, se la trovate, provare a rifare. Il canguro ci ha dato una nota di gusto completamente diversa rispetto a quella alla quale eravamo e siamo abituati. Perché è vero, il selvatico è uscito, però è stato mitigato da questa grande marinata nella birra, nel timo e dentro all'olio, e ha dato un gusto molto molto interessante. Quindi io vi consiglio, nel caso in cui riusciste a trovarlo, il favoloso canguro, di provarlo almeno una volta nella vita. Come vi avevo raccontato, i costi non sono affatto proibitivi e questo lo spinge, in caso di disponibilità, tra le alternative interessanti per una domenica diversa. Il merito è stato ovviamente anche della birra. Birra che entra dentro BB Cool insieme al vento dentro il microfono, però a differenza del vento, sull'acquisto di 620 passi avete il 20% di sconto inserendo il codice BB Cool. Naturalmente vi metto tutti i riferimenti qui sotto. Poi decidete voi se provarla oppure se continuare a bere la birra che state bevendo in questi anni. Io non so, non sono sulle vostre tavole. In chiusura invece vi dico, tutti i nostri contatti, come sempre, sono gli stessi. Luca@bbcool.it, Diana@bbcool.it, e poi cliccando qui potete tranquillamente, tramite la campanella, restare in contatto con tutte le nostre nuove publication. E sotto potete gustarvi un altro video. Ragazzi, non sarà l'ultimo video con 620 passi. Questo era soltanto l'inizio. Speriamo che finisca il vento almeno.